Ciao a tutti. Chi parte? Fiore? Marci, vai Marci. Beh, rientrare in questo modo con una partita di grande energia e poi gol, l'hai provato facendo gol sotto la notte. Ma è stata, diciamo che non potevo chiedere di meglio. Oggi è stato il mio esordio in Serie C. Esordire, come hai detto tu, segnando sotto la Nord, è stata un'emozione grandissima. La chiave di questa partita? Ma secondo me è stato l'atteggiamento di tutti, a partire da chi ha giocato, chi è entrato dopo, anche chi non è entrato. In settimana ci siamo allenati benissimo, a mille all'ora, con l'atteggiamento giusto, e abbiamo dimostrato che se pedaliamo a testa bassa possiamo dire la nostra, diciamo. Il gol è stato un po' la ciliegina sulla torta perché hai corso tantissimo, hai recuperato tanti palloni. Sì, diciamo che l'abbiamo preparata così col mister, c'era Ricky Capogna che usciva sempre sul centrale loro di destra con Segato che andava sull'altro e io dovevo stare un po' più sul raddoppio dell'esterno destro della Provercelli. E come hai detto tu, sì, ho speso tanto e il gol è stato un po' la ciliegina. C'era un pochino di paura all'inizio, durante, dopo il gol, non so. Oppure... Ma sai, quando sei 1-0 un po' di timore ce l'hai sempre, però siamo stati bravi nel gestire sia la palla che le emozioni, diciamo, e abbiamo portato a casa i 3 punti, questo è l'importante. Non era il vero Lecco quello di Arezzo, questo non lo so, quando lo vediamo? No, come ti ho detto prima, se lavoriamo sempre bene, a testa bassa e pedaliamo, te l'ho detto, possiamo dire la nostra, non c'ho altro da dire. Grazie. Altre domande? Sul gol devi metterla proprio lì. Sì, ho visto... Ti sei inserito proprio... Sì, all'inizio ero al limite dell'area, ho visto questa palla lunga che cadeva verso il centro area, mi sono buttato di istinto e... è entrato.